Oggi udienza pubblica della Corte dei Conti per la celebrazione del giudizio di parifica del rendiconto della Regione Calabria relativa all'esercizio finanziario 2020. Il Presidente della Corte dei Conti ha rivolto un saluto a tutti i presenti, fra questi anche il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Parla accertandone il debito mai accertato finora. Ha proseguito con la riorganizzazione delle partecipate, ho messo in liquidazione coattiva due partecipate, il Corap e l'Afor, anche per evitare che si generasse ancora quell'enorme contenzioso che pesa come un macigno sul bilancio della Regione. La Corte dei Conti lamenta giustamente il fatto che molte partecipate siano ingolfate di personale. Ho inteso affidare a strutture esterne alla Regione, afferenti al Ministero della Pubblica Amministrazione, la selezione del personale, accentrandone quindi in un unico organismo le decisioni in ordine all'aumento del personale stesso. Anche questo mi pare un atteggiamento virtuoso. La Corte dei Conti, nella sua relazione, è preoccupata per la capacità di spesa della Regione, delle risorse copiose che verranno dall'Europa. Anche in questo ambito sono andato personalmente a Bruxelles, non capita quasi mai che il Presidente della Regione vadano a Bruxelles, è servito perché la commissaria europea mi ha incontrato, anche a lei ho rappresentato la necessità e soprattutto la mia volontà di fare di questo governo regionale un governo regionale che apre una nuova stagione in Calabria. Tante altre questioni che la Corte dei Conti ha sollevato rappresentano una traccia per il mio lavoro da Presidente della Regione Calabria. Presidente, c'è questa proposta di legge sulla sanità che state preparando e probabilmente porterete in consiglio martedì, sull'azienda unica. Qualche dettaglio in più? Se è possibile averlo. Sì, sì, non è una novità perché esiste già in altre regioni, ho voluto farla anche in Calabria, domani il Consiglio regionale se ne occuperà, perché guardi, io nelle aziende sanitarie ho capacità amministrativa non sempre adeguata a svolgere le funzioni che dovrebbero svolgere. Ho ritenuto che fosse più utile allora costruire un unico cervello che accentrasse tutta la capacità amministrativa e che potesse svolgere per conto di tutte le aziende sanitarie le funzioni che altrimenti le aziende non riescono a svolgere. Quindi anche questo va nella direzione di riorganizzare ed efficientare il sistema della sanità. Per migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie bisogna migliorare l'organizzazione della sanità. In questi anni di fatto non è stata governata, le aziende hanno fatto quello che volevano, perché è mancato il coordinamento, è mancato il controllo di gestione. Ecco, non deve più essere così. Confida nel buon riscontro dei consiglieri, perché ovviamente ridurre il numero delle aziende sanitarie è, dal punto di vista politico, un passaggio molto forte. Non c'è una riduzione del numero, c'è la costituzione di questa azienda che di fatto sarà una sorta di agenzia. Certo, le aziende sanitarie faranno meno di quello che hanno fatto ora dal punto di vista amministrativo, ma non mi pare che abbiano brillato per capacità organizzative. Per quanto riguarda il passaggio in zona gialla, ha già indicato che diciamo è colpa, tra virgolette, responsabilità delle precedenti gestioni. Cosa succederà? Guardi, io non cerco alibi. Ora sono io a governare la regione e la sanità e quindi mi assumo tutte le responsabilità della mia funzione. Certo, andiamo in zona gialla perché abbiamo una rete ospedaliera fatiscente. Come sai, in questi giorni stiamo lavorando all'aumento dei posti di terapia intensiva, si può fare soltanto organizzandoli in maniera più efficiente perché mancano gli anestesisti, mancano i rianimatori e quindi fin tanto che non ci daranno la possibilità di assumere anestesisti e rianimatori già difficili da assumere nelle altre regioni perché mancano, avremo delle difficoltà. Stiamo andando molto bene invece sulla campagna di vaccinazione, ho ricevuto i target da Figliuolo, subito ho a mia volta assegnato dei target alle aziende sanitarie, stiamo superando i target di Figliuolo ogni giorno, abbiamo fatto oltre 120.000 vaccinazioni nei primi 9 giorni di dicembre,
un risultato straordinario e sono contento che anche nei comuni dove la percentuale di vaccinati era molto bassa i sindaci stanno chiamando dicendo di essere disponibili a accogliere degli hub vaccinali. Ho fatto incontri anche con i medici di medicina generale, i pediatri e le farmacie, perché la vaccinazione sarà ancora più intensa quando queste strutture, che sono le strutture di capillarità della sanità, perché sono presenti in paesini dove è difficile raggiungere l'hub vaccinale, mentre c'è il pediatra, c'è il medico di medicina generale, c'è il farmacista, daranno il loro contributo al sistema della sanità regionale. Ho detto che io li considererò dei presidi di assistenza territoriale anche dopo. Faccio un esempio: per mettere un holter in questa regione bisogna aspettare 6 mesi. Beh, potrebbero darlo le farmacie a carico del sistema sanitario regionale per abbattere le liste d'attesa. Ho fatto questa proposta alle farmacie, sono stati entusiasti di questa proposta. Un minuto dopo però ho detto, ecco, però lo faremo fare solo alle farmacie che vaccineranno, perché in Calabria abbiamo 750 farmacie e allo Stato soltanto 100 stanno vaccinando. Va bene. Presidente, ieri è intervenuto sul PNRR, vuole spiegarci meglio riguardo alla dichiarazione di ieri sul PNRR? Sì, ieri sono contento perché tutti i presidenti di regione presenti, tutte le regioni hanno seguito quello che io ho suggerito al governo. Ho detto al governo che bisogna dare la possibilità alle regioni di utilizzare l'FSC per cofinanziare gli interventi con i fondi strutturali e ho detto anche al governo che a noi manca la capacità amministrativa nei comuni, mi riferisco alla capacità burocratica, nei comuni non ci sono gli ingegneri capo, non ci sono persino i segretari generali, quindi il governo ci deve dare la possibilità di avere supporto tecnico in termini di progettazione per vincere questa battaglia.